io fossi San Gennaro non sarei così leggero. Con i miei napoletani io mi incazzerei davvero, come l'oste che fa i conti dopo tanto fallimento. Senza troppi complimenti sarei cinico e violento. Cari amici, premetto di non essere né un imprenditore edile e né figlio di imprenditori edili, né rappresento poteri più o meno occulti. Il mio riferimento a quanto riportato dai giornali circa la composizione delle liste dei candidati alle regionali. Per carità, non ho nulla contro la categoria, anzi, è importante che alla politica attiva si avvicinino sempre più persone del mondo del lavoro e dell'imprenditoria. Non sono a favore dei cosiddetti politici di professione, ma il fenomeno riferito mi preoccupa prima di tutto come cittadino. Soprattutto se si riflette sulle somme che costoro stanno dilapidando in campagna elettorale. È legittimo chiedersi cosa li spinge a distrarre investimenti così sostanziosi dalle proprie aziende per finanziare a quella che a loro avviso è una sicura riuscita elettorale. È anche legittimo pensare a questo punto che il vizio antico che attanaglia la nostra politica sia sempre più endemico e diffuso. Ossia utilizzare la politica per i propri interessi personali. È altrettanto evidente che chi profonde tante energie si attenda a un ritorno sicuro del proprio investimento, ritorno che non può che passare attraverso l'utilizzo dei fondi pubblici al solo scopo di alimentare il clientelismo, sottraendo così risorse preziose allo sviluppo per raggiungere i propri fini. È bene che tutti quanti noi, tutti insieme, riflettiamo su questo fenomeno. I tanti soldi spesi, diciamolo, oltre i limiti del necessario e della decenza, di fatto sono soltanto un prestito che i cittadini dovranno restituire nei prossimi 5 anni di governo, con interessi altissimi ed usurari, perché a loro saranno sottratti i soldi per la crescita e lo sviluppo. E questa purtroppo l'attuale politica italiana, fatta di furbetti, di corruzione, di appalti truccati, di aiutini agli amici, di regole violate, non ultima quella del decreto legge, sul quale non posso che biasimare quanto accaduto, in aperta violazione di tutte le norme costituzionali. Mi riferisco al decreto legge che ha consentito la riammissione delle liste a livello nazionale. Noi non vogliamo questo tipo di politica. È una politica lontana dalla società civile, che definire casta è soltanto un eufemismo. E infatti, quale altra spiegazione dare a famiglie di imprenditori che hanno candidato i propri esponenti in schieramenti diversi per avere la sicurezza di ottenere, comunque vada, il potere? O vedere candidati tuttora indagati che rinnovano la loro richiesta di consenso agli elettori? E mi fermo, ma di casi impresentabili me ne sono a sufficienza per dire basta. Credo che ormai la misura sia colma. È ora di arrestare questa corsa che per inerzia sta distruggendo la nostra vita civile. La politica come esercizio delle scelte invece deve tornare ad essere servizio. La politica deve rimarginare la ferita che la divide dalla società civile, dai problemi quotidiani, fatti di povertà in aumento, su livelli preoccupanti, di sistematica distruzione della famiglia, del lavoro, della crescita, del ceto medio, il tutto a favore di pochi e a danno di molti. Io sono un tecnico che ha deciso di fare politica, che ha deciso di smettere di essere spettatore di questo scempio e di scendere in campo per dare il proprio contributo in termini di impegno, di tempo e lavoro, per cercare insieme ad altri uomini di buona volontà di cambiare le regole non scritte e nascoste di questa partita perversa che si sta giocando contro di noi. Dobbiamo diventare consapevoli che il vero potere è nelle nostre mani di cittadini e che questo potere noi lo esercitiamo attraverso il voto, e con questo potente strumento che noi possiamo sconfiggere questo stato di cose e cambiare rotta verso una società migliore. La storia non è fatta di chi approfitta della gente, attenzione. La storia è fatta da tutti quanti noi che giorno per giorno condividiamo e proponiamo delle scelte. Il mio invito, soprattutto ai giovani,
ma non intendo per tali coloro che lo sono per ragioni anagrafiche. Sono giovani tutti coloro che hanno lo spirito e la voglia di cambiare. Ridiamo speranza a noi stessi, cambiando il modo di fare politica, cambiando gli uomini che fanno politica, perché come tutti i fenomeni umani anche la politica cammina sulle gambe degli uomini. Quindi prima di votare scegliamo quale Puglia vogliamo e quali uomini possono meglio rappresentarla. Per questo ho scelto come sintesi principale del mio programma «Diamo credito alla nostra terra», perché la nostra terra ha tutte le potenzialità per diventare il nuovo punto di riferimento tra le regioni, per invertire il declino verso cui siamo avviati. La Puglia, da sempre per vocazione, la terra di Levante, che guarda lontano, ricca di risorse, che adeguatamente utilizzate possono consentire di creare occupazione attraverso uno sviluppo autosostenibile. Dare credito significa dare speranza e fiducia alle nuove generazioni, nei confronti delle quali abbiamo una grande responsabilità. Dare credito alla nostra terra significa far partire il buon governo dal sud. Attenzione, non si tratta soltanto di slogan elettorali. Nella mia esperienza di amministratore della mia città e nell'ambito dell'area vasta metropoli Terra di Bari, tutto questo l'ho tradotto in pratica con risultati lusinghieri. Sono stato uno dei precursori delle energie rinnovabili con il progetto riguardante la centrale ad idrogeno solare termico. E questo significa fare buon governo, guardare lontano, cercando di coinvolgere sempre più persone attorno a questa concezione sociale della politica. Oggi siamo molti, ma è necessario che tutti contribuiscano, nessuno deve sentirsi escluso. Dobbiamo dare voce a chi non ha voce. A questo proposito, cogliendo l'occasione fornitami dall'attuale campagna elettorale, annuncio la nascita del progetto Texere, che prendendo spunto dal programma elaborato si propone di diventare una vera e propria banca di progetti, idee ed esperienze di un diverso modo di intendere e fare politica, perché noi riteniamo che prima della politica del fare ci sia la politica del pensare, la politica di pensare prima di fare. Ma dare credito vuol dire anche tornare a finanziare l'economia reale, l'economia reale, non quella finanziaria, utilizzando tutti i poteri che la Costituzione concede alle regioni. Ma di ciò ne parleremo in un'altra lettera. Grazie. Grattacieli di dolore, un infarto nella storia, forse solo un costruttore che ha perduto la memoria.